Giants in Milan, volume secondo. Milano ha 24 secoli e se devo dare un'unica sintetica definizione dico che è la città dell'accoglienza. Milano è Mediolanum, quella del mezzo, ma del mezzo dove? Mi trovo in un posto perfettamente strategico rispetto alla storia di Milano. Questo è San Lorenzo e questo dietro di me è Costantino. Milano ha una caratteristica che la distingue, credo, da qualsiasi altra città, ovvero sia che è una città fertile. Era un toscano di Fucecchio, ma milanesissimo. Io ho lavorato e vissuto accanto a Montanelli per molti anni e so di aver lavorato e vissuto vicino a un fuoriclasse. Indro Montanelli non era una persona facile, aveva le sue antipatie. Una ventina di anni fa ero un buon cacciatore. Questo è uno degli edifici più importanti dell'architettura del mondo. Porta la firma di Gio Ponti. È l'opera che più lo rappresenta. Parlare di Gio Ponti è un viaggio infinito. Parliamo di uno dei grandi architetti della ricostruzione di Milano. Alessandro Manzoni è stato, a parer mio, uno degli uomini più fortunati, privilegiati e realizzati che siano mai esistiti. Nella sua casa due stanze sono rimaste quelle di allora, dove lavorava e dove morì.